Benvenuti o bentornati sul canale, io sono Bibi e in questo video parliamo di Nobai, che cos'è, come si fa e i miei consigli per mantenere un Nobai più a posto, più rigido possibile, più rispettoso di alcune regole che poi deciderete anche voi. Io vi do dei consigli e vi spiego un po' come si fa. Perché ho deciso di fare questo video proprio adesso? Perché è semplice nei momenti in cui si è in più difficoltà, per molti, cadere nell'acquisto compulsivo. Non è sbagliato acquistare, non è sbagliato supportare le aziende che decidono comunque di mantenere attivo il loro shop online, non è sbagliato assolutamente, anzi è un bel gesto, ma è sbagliato accumulare prodotti e mantenere questa brutta abitudine all'acquisto compulsivo, che non vi fa godere assolutamente delle cose che acquistate. Per questo nasce il Nobai. Quindi, dopo questo cappello introduttivo, che spero non offenda nessuno, io direi di iniziare. Allora, il Nobai, cos'è il Nobai? Il Nobai è una pratica che deriva dall'inglese, è una cosa che ovviamente le americane ci hanno insegnato, gli inglesi ci hanno insegnato, ovvero del non acquistare. Non acquistare nulla o una fascia di prodotti, decidete che non dovete acquistare make-up, vestiti, scarpe, libri perché ne avete abbastanza o ne avete 5 aperti da leggere, 10 nelle vostre librerie che avete mai letto, vestiti, dovete acquistare qualsiasi cosa che non danno, acquistando un po' da consumire non vi dà più gioia. Quindi si può scegliere così o si può decidere di non acquistare più niente e solo di riacquistare le cose che finite o che vi servono, quindi l'acquisto per necessità. Si può fare per diversi periodi di tempo, c'è gente che lo fa per un anno, per 3 mesi, per un mese, in base all'obiettivo che ci si pone. Quindi io adesso, dopo avervi spiegato che cos'è, voglio passare con i consigli, direi che ne facciamo 5 consigli, sì, per attuare un Nobai nel miglior modo possibile. 1. Fissate un periodo di tempo determinato, conoscendovi e quindi rispettando come siete voi, se siete persone che acquistano tanto, anche perché probabilmente se lo possono permettere, è inutile che vi fissate un anno di Nobai. Magari partite da 3 mesi e poi dopo quei 3 mesi decidete che è il caso di ricontinuare o di passare allo step successivo, quindi magari acquistare meno, perché avete capito come potervi regolare. Quindi non fate il passo più lungo della gamba, però provate a farlo. Fissate delle regole che dovete rispettare. Quindi, sempre conoscendovi, dovete capire che cosa potete acquistare, quindi le eccezioni, i prodotti che dovete ricomprare perché vi è finito il detergente viso, non è che rimanete 3 mesi senza detergente viso se avete finito le scorte, oppure vi è finito il correttore, se avete finito le scorte non è che potete rimanere 3 mesi senza correttore se è un prodotto che utilizzate, però magari avete finito il rossetto, ne avete altri 20, o avete altri 5 paia di jeans e vi sono strappati leggermente i vostri, non c'è bisogno di andare a comprare quel paio di jeans, quel rossetto, quel correttore sì. Quindi fissatevi voi cosa potete comprare, cosa potete non comprare e come volete comportarvi se vi viene regalata una carta regalo, vi vengono regalati dei buoni per qualcosa, decidete voi se lo dovete utilizzare, sempre contando il periodo di scadenza, e come volete contare quella cosa. Decidete voi. Io solitamente consiglio, questo però fa parte sempre del secondo consiglio, di non contare carte regalo. Magari se volete acquistare, se vi è arrivata una carta regalo e sapete che vi sta finendo il prodotto, approfittate, ma se volete farvi un regalo con quella carta regalo, quindi non con dei soldi che avete tirato fuori voi, fatelo senza problemi, senza sentirvi in colpa. E questo ci porta al terzo consiglio. Terzo consiglio, che mi sembra giusto mettere a metà circa della nostra lista. Non prendete questo periodo
come un periodo di punizione, ma come un periodo di espiazione. Quindi voi state facendo una cosa bella per voi, per il vostro portafoglio e per i vostri progetti, e non dovete viverla male. Anche per questo vi ho detto di segnarvi delle regole che dovete rispettare, segnarvi delle del periodo di tempo che sapete che potete farcela, perché altrimenti è inutile. Non rinunciate a delle cose che sapete che potete rinunciare e vivete la meglio, perché così facendo o resistite tutto il tempo e odiate questo periodo a morte e non lo rifarete più, o due, non resistite. Non resistite perché vi sentite privati di una cosa che in quel momento potreste averne bisogno. Quindi, visto che se durante il periodo non siete arrivati alla concezione che quella cosa non avete davvero bisogno, dovete cercare di procedere per gradi, andare per gradini invece di partire subito dalla cosa estrema. Estremizzare le cose non va bene per nulla. Se una cosa non funziona, bisogna fare un passo indietro e farla funzionare dal passo indietro. Questo è il mio consiglio. 4. Per aiutarvi in questo periodo, quando sentite il bisogno di comprare qualcosa, dovete farvi un esame di coscienza. L'esame di coscienza si può fare in due modi: facendo un inventario delle cose che avete, perché solo là, capendo di avere troppe cose dello stesso prodotto, riuscite a capire perché non dovete acquistare un altro prodotto, un altro jeans, un altro vestito, perché non vi serve, ne avete altri 5, 10, 15. Solo così potete capirlo. Oppure lo potete capire in un secondo modo. Allora, l'esempio col make-up è molto semplice, perché è quello che mi viene meglio. Ovviamente il canale parla principalmente di questo. Quello che faccio è principalmente make-up, skincare e company. E il mio semplice: quando vedete una palette che desiderate, la guardate attentamente e guardate bene i colori e cercate di guardare nella vostra collezione che cosa c'è là dentro. Cosa c'è? Perché vi piace? Vi chiedete perché vi piace, e quando capirete che avete tutti quei colori e magari vi piace solo quel blu, quel verde e quell'altro colore, forse non vi serve, potete segnarvi i colori per acquistarli, finito il no buy, in cialde singole. Magari è un'idea. Per questo io trovo molto utile vedere i dupe video di palette, perché molte youtuber hanno una collezione di ombretti singoli bellissima e la sfruttano per raccontarci dei dupe utili per i colori che ci interessano. E beh, tra tutte queste vi consiglio Alice di Alice Beauty Madness, vi lascio giù il link in info box, ne ho già parlato con youtuber, io l'adoro, e fa dei video super interessanti di comparazione di palette con dei singoli. Sono singoli spesso di Colourpop i suoi, che io non posso prendere per la dogana, però mi piace un sacco guardare, anche perché trovo tantissime alternative per colori che in quella palette mi piacciono e che successivamente potrò comprare senza dover acquistare la palette che in quel momento magari non mi serve. 5. Consiglio: a fine no buy premiatevi davvero, nel senso che non è che dovete premiarvi spendendo tutti quei soldi che non avete speso durante il no buy in le cose che volevate comprare prima. Ci saranno cose che vorrete ancora, e quindi forse quelle, dopo mesi di non acquistarle, avrete capito se vi interessano davvero. E lasciatevi davvero quell'obiettivo come regalo: ce l'ho fatta, ho resistito, questo me lo merito perché sono stata brava e non ho acquistato nient'altro. Fatevelo questo regalo, perché sarà una soddisfazione di essere riuscito in un obiettivo e di aver capito che cosa significa vivere stando un po' più attenti. Quindi questo è il mio ultimo consiglio. Per questo volevo raccontarvi in questa ultima parte del video perché ho fatto io no buy, perché io adesso non sono completamente... adesso sono in un periodo di no buy, perché non ho bisogno effettivamente di niente, e come alterno no buy e lo buy, e cosa mi ha portato in questi anni, perché è una pratica che io inconsapevolmente facevo già, magari con meno regole, un po' più flessibile, ma che adesso ho ripreso anche dopo aver conosciuto il progetto smaltimento e averlo vissuto nella maniera giusta. Io faccio no buy completo
il più rigido possibile, certo. Capita anche a me di sgarrare, ma sono cose molto eccezionali, moltissimo, quando so che ho una ricorrenza particolare, da lì a tot mesi. Ad esempio, devo fare un viaggio, quindi devo mantenere la maggior parte dei miei risparmi per quel viaggio, per godermi quel viaggio nel modo migliore, soprattutto se è un viaggio in una capitale europea che ha delle cose che io voglio acquistare, preferisco magari acquistare quelle cose piuttosto che acquistare delle uscite che alla fine le guardo e non mi interessano granché. Quindi, ad esempio, portiamo un esempio, io sono stata a Barcellona settembre scorso, sì. Ho cercato di mantenermi abbastanza schiscia con gli acquisti. L'unico acquisto che avevo fatto era la palette di Anastasia, la Jackie Aina, perché era il mio autoregalo di compleanno, avevo acquistato niente durante tutta l'estate, ma volevo mantenermi con gli acquisti, volevo acquistare assolutamente una cosa di Charlotte Tilbury ed era quello che alla fine ho fatto, perché in Spagna c'è Charlotte Tilbury, in Spagna ci sono un sacco di cose carine che però non potevo acquistare tutte perché il bagaglio a mano era uno. E però sono stata felice perché ho potuto risparmiare per godermi il viaggio e acquistare qualcosa di Charlotte Tilbury e capire cosa volevo poi provare e testarla sul campo. Un altro esempio di perché faccio il novai quando devo andare in fiera. Allora, io avevo iniziato un novai verso gennaio, dopo le feste, perché da lì a poco io sarei dovuta andare a Cosmoprof. Quindi io avevo detto, è inutile riempirmi la casa di cose quando andrò a acquistarne altre, quando ne riceverò altre. Smaltiamo le scorte, non compriamo nuovi prodotti, non ne hai bisogno Alessia, anzi, dovevo smaltire delle cose perché volevo acquistarne altre, quindi questo era il mio scopo. Facendo così io sono arrivata a diminuire di tanto le mie scorte e questo mi è piaciuto un sacco perché io ero già pronta a scoprire nuove novità, che poi non è successo e quindi ho dovuto fare un ordine, quella è un'altra cosa, però il mio obiettivo era quello, io lo stavo rispettando anche quando in previsione di Sana di settembre io non sto a comprare altre 350 cose, aspetto le nuove novità, guardo le novità di Sana e in quella previsione acquisto cose. Questo mi permette di riuscire a godermi le cose nuove che mi arrivano. Perché anche se io non acquisto, non è detto che io non abbia delle cose o che non mi arrivano nuovi prodotti dalle aziende, anche questo è da contare. Quindi io cerco anche di non acquistare tante cose perché probabilmente poi, questa è una legge matematica che ho scoperto in questi anni, quando decido di acquistare una cosa perché no, vabbè, ma mi sta finendo, mi contatta qualcuno, ti vogliamo mandare quella cosa che io ho comprato in un altro, in un altro brand. O ho comprato magari anche quella stessa cosa perché mi è successo e mi è arrivata. E quindi mi trovo con i doppioni, mi ritrovo con due cose e dico che cosa provo, perché l'ho fatto. Quindi questa era anche la mia esperienza e ho cercato e sto cercando di viverla il meglio possibile, cioè non deve essere una costrizione perché magari se sono in sessione sono stressata e quel prodotto che voglio non è solo un regalo, ma è un premio per tutta l'attività che sto facendo e me lo posso permettere, io l'acquisto, quindi passo dal no buy a il lo buy. Non è sempre così facile, a volte richiede dei sacrifici perché l'hype verso le cose è tanto, ma se noi ragioniamo, se noi riflettiamo, le cose vanno sempre meglio e facendo acquisti consapevoli si possono acquistare, godere di tante cose che prima non potevamo fare. Io se non fossi orientato su questa cosa non potrei viaggiare, non potrei fare le fiere come le faccio io, non potrei fare tante cose. Adesso sto cercando di acquistare meno make-up o non acquistarlo assolutamente perché voglio sistemare il mio guardaroba, per esempio, perché ho bisogno dei capi basici anche per questa primavera. Per tante cose e voglio acquistare di un certo tipo. Voglio cercare di puntare piano piano a acquistare cose che desidero e non accumulare roba. Non mi piace accumulare roba, io odio accumulare, però non voglio neanche limitarmi nelle cose che mi piacciono. Quindi è un mix di cose che spero che raccontandomi la mia esperienza, quindi avendo dato dei consigli un po' più
bassi come rigidità, vi faccio capire che è una cosa fattibile per tutti e che con i dovuti mezzi potete riuscirci. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Fatemi sapere se voi siete delle persone che acquistano in modo compulsivo, che riflettono tanto come me prima di acquistare qualcosa e quando acquistano qualcosa in modo compulsivo vengono puniti dal karma. A me succede sempre. Gli ultimi acquisti che ho fatto per rimpinguare un po' la mia collezione dove mancava il siero, dove mancava questo e quello e quell'altro, e quando ho acquistato cose in più sono stata punita con promozioni la settimana dopo. Quindi questo io lo vedo anche come un segno del destino, oppure siete persone molto controllate che riescono a capire cosa vogliono, perché lo vogliono e se lo possono o non possono acquistarlo. Niente, dopo tutta questa tiritera ancora, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!